Ciao amici di Fungo Magia, oggi siamo qui in battuta per farvi vedere un fungo nobilissimo. Stiamo parlando della Manita cesarea, detta anche il fungo dei principi, i funghi dei re. Perché il fungo dei re? Perché era un fungo che veniva consumato dai Cesari. Ecco da dove arriva il nome cesarea. È un fungo molto buono in cucina, è un fungo super edule, diciamo, che se la gioca alla grande con il nostro porcino. Adesso ci diamo la battuta e vediamo di farvi vedere qualche bellissimo esemplare di Amanita cesarea. Speriamo che la fortuna ci assista. Andiamo a raccogliere. Ciao! Allora, fa caldo. Nonostante il caldo, è su una spalletta. Ahimè, ci è arrivato prima qualche lumaca, qualche animaletto che ha banchettato prima di noi. Ecco qui la prima Amanita cesarea. Mi spiace non farvi vedere un bellissimo esemplare, ma mi direte, l'importante è trovarlo. Vedete, ha già cavato la lumachina, gli insettini, vedete, bucata. Però vabbè, dai, la prima, speriamo adesso di trovarne qualcuna un pochino più bella. A dopo. Ecco, qua è come si suol dire, due funghi massicci, molto massicci, cavolo, questi qui sono due galli, altro che galline, meravigliosi, spettacolari. Ma guarda qui, madre natura, guardate, c'è ancora un pezzo di lembo della parte basale del fungo, guardate quanto è spessa, e il fungo se lo porta praticamente dietro, spettacolari. Allora, caviamo la nostra Amanita cesarea, che è conficcata qui tra questi due legni. Eccolo qua, bellissima, guardate che meraviglia, che bei colori, ha dei colori fantastici. Allora, vi dico due cosine di questo fantastico fungo. Innanzitutto, perché viene chiamata, come vi ho detto prima, Amanita cesarea? Perché è il fungo dei re, i re dei Cesari. Re Cesare utilizzava, utilizzava più che altro, consumava questo tipo di fungo, perché è l'unico fungo che era sicuro di poter riconoscere in qualsiasi condizione, anche di cottura, per la sua carnagione gialla. Proprio per questo, per paura di essere avvelenato da qualche, diciamo, faida nei suoi confronti, consumava questo fungo qua. Questo fungo ha la caratteristica, diciamo, di avere un coppello rosso-arancio e la parte sottostante, l'imenofero, come potete vedere, lamellato, vedete tutte queste lamelle, sono di colore giallo, idem sul gambo. Alla base del gambo c'è questa volva universale bianca, molto corposa e molto molto spessa come tipologia di volva, e che serve praticamente quando questo fungo è allo stadio, diciamo, giovanile, ancora nell'involucro del suo uovo, e poi fuoriesce questo fungo qua, che è un fungo eccellente, è un fungo che vi dico, consumatelo, per chi non l'avesse mai fatto, credetemi, ne vale veramente la pena. Si può confondere per gli inesperti da un fungo molto simile a questo qua. Per esempio c'è la Amanita muscaria, che praticamente ha in cima delle verruche, che però in condizioni di acqua questo si può praticamente pian piano possono andare via, quindi anche il colore da rosso fuoco può diventare sbiadito a causa dell'acqua e quindi può essere confusa con quel. Ma con un occhio di riguardo basta controllare sotto l'imenofero, il gambo e soprattutto anche al taglio la carne, è completamente gialla.
quella invece della Amanita muscaria è bianca. Consideriamo sempre che questo tipo di fungo lo si trova nelle latifoglie, quindi castagni, querce, difficilmente si può trovare in un bosco di aghifoglie, almeno che non ci siano delle piante di latifoglie in mezzo. Assolutamente non nei faggi. Quello che voi trovate nei faggi, ragazzi, è la Amanita muscaria. Non confondetevela mai, perché quella lì vi fa vedere i draghi. Ok? Questa qui invece, Amanita cesarea, è un fungo da 10 lode. Ciao belli, continuiamo la battuta. Guardate qua. Qua abbiamo anche questi. Boff. La nostra cocca. Nostra coccona Doc, e ora il bimbo più bello, guardate che perfezione ragazzi, mamma mia. E qui qua è passata sotto una lumachina, ma è super sano ragazzi, che bellezza, mamma mia, che spettacolo, meraviglia. Bellissime. Questo fungo qua è un fungo che si presta molto molto bene per consumarli. Come? La sua morte è crudi, tagliati crudi, marinati praticamente, oppure van benissimo anche fatti al forno con le patate. È un po' uno spreco, perché questo qui è un fungo nobile, che la sua morte è quella marinata, proprio perché va assaporato senza che venga in qualche maniera deviato da qualche gusto, di qualche sapore particolare. Questo va mangiato crudo, è la sua morte, proprio fantastico, bellissimo. Lo potete condire con un goccino di limone, una puntina di sale e un goccino d'olio, e basta, così com'è. Se qualcuno volesse, può mettere anche una spolverata di pepe nero, se a qualcuno piace, se no potete anche non metterlo. Bene, continuiamo la nostra battuta, che direi che fino adesso ci sta pagando alla grande, e sono funghi che non sempre riusciamo a trovare così in maniera esplosiva. Andiamo avanti. Ragazzi, qua si tratta di ovulazzi. Allora, guardate qui che spettacolo. Guardate qua. Che coccone. Che meraviglia. Guardate qui. Bu. Bu. E poi il pezzo da 90. Qual è il pezzo da 90? Qual è il pezzo da 90? La grande coccona! Boom! Che meraviglia, ragazzi! Che meraviglia! Adesso vi spiegherò qualche dettaglio in più su questo fungo. Meravigliosi! Bel tris! Un bacio sì da sempre, perché porta tanta fortuna! Ciao belli! A dopo. Ragazzi, ovulagna.
Ovulandia. Ovulandia. Ulala. Ovulandia. Mamma mia, c'è da ammazzarsi. Sono un po' su ripido, ma ne vale la pena. Wow. Wow, 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 wow. Bellissimi. Ovuli fantastici. Amanita cesarea. Doc. Bellissimo! Guardate qui! Come esplode dal terreno, ragazzi! È fantastico! È fantastico! Guardate qua che roba! Spacca il terreno pur di uscire! Allora, vi dico due cose di questo... Guardate qui, che oro! Wow! Allora, una cosa importante che dovete sapere di questo fungo qui è che, al di là della sua commestibilità, è un nostro fungo segnalatore. Cosa significa fungo segnalatore? Significa che è un fungo che praticamente ci dà il termine di una buttata di funghi. Cioè, quando avviene un'esplosione di funghi, cioè quindi una bella buttata, e nelle querce o nei castagni di nostri Boletus estivalis o Boletus aereus, questo praticamente cosa fa? Finisce la buttata dei porcini e a segnare la fine di quella buttata lì inizieranno a uscire tutti i nostri ovuloni, la Amanita cesarea. Praticamente questo è sentore comunque del termine, diciamo, di una buttata di funghi. Però attenzione, non vuol dire che i porcini siano finiti definitivamente. Servirà dell'altra acqua, avverrà un'altra buttata di porcini e seguirà poi un'altra buttata di rossi. Questo è chiaramente un fungo che ama il caldo, ama l'estate, quindi sicuramente ci vorrà un periodo molto molto caldo, quando il terreno sarà bollente con le prime piogge, dopo che saranno usciti i nostri a estivalis e i nostri aereus, usciranno i nostri ovuli. Continuiamo la battuta e poi vi racconto ancora qualcosa. Ragazzi, guardate che meraviglia quando sono ancora chiusi. Caviamo. Spettacolo. Ho vinto. Ben conficcati, eh? Allora, cari ragazzi, la battuta sta volgendo al meglio. Volevo farvi vedere un ritrovamento molto singolare. Perché questo? Perché questo tipo di fungo qua, nonostante tutto, ha delle dimensioni non proprio spropositate, ma a volte può capitare nelle nostre battute di fare un incontro speciale, se vogliamo dire così. Cioè, cosa vuol dire? Che troviamo un fungo, come c'è negli esseri umani, un fuori Italia, c'è anche nei funghi, un fuori Italia. E guardate qui che mega ovulo, ragazzi, che Amanita cesarea, guardate qui che roba, guardate qui che meraviglia. È vicino a questo castagno conficcato. Ragazzi, magari qualcuno di voi mi dirà ma ne ho trovati anche di più grandi. Può essere, sicuramente, non metto in dubbio, però già questo qui, come Amanita cesarea, è già un fuori Italia, già un fungo di grandissime dimensioni.
Chiaro che potrebbe crescere ancora un pochino, però già così è una grande soddisfazione, vi posso assicurare, trovare funghi di questo tipo qua. E poi ci faranno godere in cucina. Ciao ragazzi, continuiamo la battuta. Altre tre belle ovetti. Tacte. Tacte. E tacte. Che bonbon. Meravigliosi. Bellissimo ragazzi, guardate qui, che spettacolo della natura. Wow! E c'è il fratellino qua poco più avanti, guardate qui. La gallina ha fatto l'ovetto. Spettacolo! Lui, ma questo non andrebbe raccolto perché si rischia di confonderlo con qualche altra manita. Ragazzi, vi faccio vedere quattro pezzi, uno più bello dell'altro. Guardate un po' qui, che meraviglia. Oggi la fortuna proprio ci assiste. Che abbiamo in diretta live, ragazzi, live. E adesso siete pronti? Siete pronti? Boh. Boh. Boh, che meraviglia. E guardate cosa c'è qui, che meraviglia! Un ovetto di gallina. Po 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 po, massiccio, guardate qui che meraviglia, che bello, ragazzi, che bello, che belle uova, spettacolo. Ciao ragazzi, benissimo, siamo giunti a fine della battuta. Bene, come avete visto vi ho un po' spiegato alcune caratteristiche di questo bellissimo video e di questo bellissimo fungo soprattutto, con molti ritrovamenti di tutte le dimensioni, piccoli, appena sbocciati, già più maturi e anche qualche fuori taglia per fortuna. Bene, cosa vi dico? Vi dico che sono molto soddisfatto di questa battuta, spero di aver fatto piacere a tutte quelle persone che non possono più andare a funghi, o un po' per malattia, un po' per lavoro, un po' perché magari non vivono più in Italia e magari alcune specie da loro non le trovano più. Sono contento che mi avete continuato a darmi fiducia, stiamo pian piano
raggiungendo i 9.000 iscritti. Io vi ringrazio veramente di cuore per la grande fiducia che mi date, spero di darvi delle piccole nozioni per arricchire un pochino del vostro sapere, e chiedo scusa a coloro che sanno già, che magari posso risultare noioso nelle spiegazioni, però considerate anche che voi magari sapete, molti non sanno e magari nessuno gli dice come fare, dove andare e cosa cercare, dove cercare soprattutto. Beh, io che vi dico, vi faccio vedere il risultato finale di questa battuta alla manite cesarea, al nostro ovulo, alla nostra coccona, ai nostri cocchi, le galline, eccole qui, che belle, bellissime, guardate, ha dei colori veramente stupendi e credetemi, quando li troviamo nel bosco ci colorano non solo il bosco, ma colorano anche il nostro cuore, perché veramente ci dà gioia. Che dire, io vi ringrazio ancora, mi raccomando un bel like qua sotto il video se vi è piaciuto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, che è semplicissimo, costa poco tempo della vostra giornata, proprio un attimo, cliccate solamente sotto il video dove è scritto iscriviti, pigiate sulla scritta rossa, poi pigiate sulla campanella nera, così ogni volta che io metterò un video voi verrete avvisati di un nuovo video che ho inserito e potrete godere insieme a me delle varie battute che faremo. Ok, io adesso vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio forte e alla prossima battuta di funghi. Un saluto dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator.